16 maggio 2019, nell'ufficio di Monica Lozzi, presidente del settimo municipio, volevamo farle qualche domanda in merito all'evento che poi ha creato un po' di polemica, l'assegnazione recentemente di una casa popolare ad una famiglia che potremmo dire romana, di etnia rom, a Casal Bruciato. Ci sono state varie polemiche, parleremo di questo, le faremo qualche domanda e partiamo da un'attestazione, diciamo, di vicinanza alla sindaca, che appunto è stata anche oggetto di alcune critiche, e poi ne parleremo, firmato da dei presidenti di municipio. Ecco, di che cosa si tratta? Visto le critiche e le offese ricevute in un'azione istituzionale legittima della sindaca, perché lei ha fatto il suo dovere di sostegno ad una famiglia che aveva tutto il diritto di avere quell'assegnazione, e quindi come presidenti dei municipi a guida 5 Stelle abbiamo fatto un comunicato stampa di sostegno, proprio perché noi riteniamo che Roma è una città aperta, è una città che accoglie tutti coloro che vivono legittimamente e legalmente nel proprio territorio, che possono accedere a tutti i servizi e i sussidi se fanno il percorso legale per accedere agli stessi. E quindi quella famiglia era iscritta alle liste per le case popolari, aveva la titolarità per farlo, aveva i punteggi per l'assegnazione, e quindi non condividiamo assolutamente tutte quelle proteste politicamente sobillate ad hoc di persone che invece ritengono che ci siano diritti differenti tra gli italiani e le persone non italiane che però vivono legalmente in questa nazione. Roma una città aperta è una grande citazione tra le persone che in quel momento hanno protestato, e poi insomma ci sono state anche, se non sbaglio, delle minacce vere e proprie, ci stavano alcuni esponenti di Casa Pound. E questa attività, cioè questa azione, questa assegnazione che la sindaca giustamente proprio come vertice dell'istituzione ha difeso come risultato di un procedimento amministrativo, è perfettamente in linea con l'idea del Movimento 5 Stelle e anche la tua in questo territorio di integrazione dei cittadini rom, cioè praticamente integrazione all'interno di un tessuto urbano che è la chiusura, quindi, che corrisponde alla chiusura del campo rom come ghetto. Assolutamente sì, noi sappiamo che anche come nazione siamo in infrazione rispetto all'Europa, proprio perché ancora non avevamo avviato i procedimenti di superamento dei campi. Noi a Roma lo abbiamo fatto, un campo è già stato chiuso, è in itinere il superamento anche del campo rom della Barbuta, e tra i percorsi di accesso a una tipologia diversa di abitazione c'è il percorso della casa popolare, come c'è il percorso anche dell'affitto privato a seguito di alcuni sostegni e sussidi che può dare il comune, così come lo dà anche a tutti gli altri cittadini. Quindi trovo assolutamente fuori luogo strumentalizzare l'assegnazione di una casa popolare a persone che ne hanno legittimità e farla diventare come una lotta tra poveri, tra cittadini nati in Italia e coloro che risiedono invece da tantissimi anni e quindi hanno gli stessi medesimi diritti dei cittadini italiani. Io oserei dire che le graduatorie per le case popolari non godono di una grande stima, diciamo di sentimento di affidabilità, nel senso di trasparenza e non utilizzo un po' distorto, a volte anche politico, negli anni passati. Forse è questo il motivo, secondo te, per cui spesso molti cittadini italiani che hanno bisogno di una soluzione abitativa non si iscrivono più e magari sono più inclini a fare occupazioni? Allora, io non so ad oggi quanti cittadini italiani non si iscrivano più nelle liste, ne abbiamo 12.000 famiglie in lista d'attesa, che sono tantissime. Quello che io faccio personalmente a tutti i cittadini, italiani o meno, che vengono qui con il problema abitativo è vivamente indurli ad iscriversi, in quanto lo scorrimento ad oggi è estremamente più agevole rispetto a prima. La sindaca ha assegnato circa 1.000 abitazioni nei primi 3 anni di consigliatura e, ripeto, solo 77 a famiglie rom, quindi insomma, voglio dire, è evidente che è strumentale ciò che sta accadendo. Negli anni passati purtroppo sì, è stato anche oggetto di mafia capitale l'assegnazione delle
delle case popolari, però ad oggi c'è un'attenzione particolare, si stanno anche controllando tutte le occupazioni abusive degli immobili popolari per poterli liberare e dare gli immobili a chi invece ha fatto richiesta in maniera legittima, quindi ad oggi è uno strumento utile. Naturalmente l'emergenza abitativa a Roma non è solo quello, bisogna intervenire a 360 gradi anche con altri strumenti, però quello va assolutamente tutelato e legittimato. Ci sta un altro episodio che è abbastanza di attualità questi giorni, che è il riallaccio della luce da parte di un cardinale in uno degli immobili occupati in via di Santa Croce in Gerusalemme. Un commento a questo, che peraltro è limitrofo ma non sta nel settimo municipio. Allora, diciamo che immobili occupati o meno, dove all'interno ci sono persone a fragilità, il distacco completo delle utenze è, diciamo, una situazione borderline, perché poi all'interno, se ci sono minori, se ci sono persone con disabilità, poi togliendo le utenze tra cui acqua e luce, rischi di danneggiare fisicamente una persona. Quindi, fermo restando che le occupazioni vanno tutte condannate, perché bisogna trovare un percorso di legalità di assegnazione delle abitazioni, anche perché l'abitare è uno dei diritti fondamentali di un cittadino. Probabilmente in quel caso c'erano delle situazioni estremamente critiche, e quindi l'intervento comunque della Chiesa è stata per arginare magari delle criticità ancora peggiori, perché capita purtroppo che in degli immobili occupati poi effettivamente ci sono persone con grandi difficoltà anche di salute, e quindi interrompere comunque le utenze può aggravare la situazione. Sì, anche peraltro perché è abbastanza facile pensare che, soprattutto in questo periodo che magari fuori dall'ordinario fa parecchio freddo, ci si scalda poi con sistemi antichi, praticamente accendendo fuochi, e diventa che è molto pericoloso. Senti, questa azione della sindaca ha avuto il sostegno del presidente della regione Zingaretti, un po' meno da parte di Di Maio, che poi pare un pochino abbia corretto il tiro, perché ha detto che prima vengono i romani, gli italiani e poi gli altri, e poi dopo un pochino, insomma, come ti è sembrato? Cioè, non è stato spontaneo e immediato il sostegno del capo del movimento a cui fa capo la sindaca? Io non ho sentito le dichiarazioni di Di Maio in prima persona, quindi trovo difficoltà, insomma, a commentarle. Quello che so è che, e conoscendo anche la persona, io non credo che si sia espresso in maniera così netta contro la sindaca, anzi credo che siano state un po', insomma, come posso dire, interpretate in malo modo le sue osservazioni, anche perché poi dopo so che in un'intervista radio comunque il sostegno l'ha dato. Lui ha sempre dichiarato di essere per la legalità, poi se ha utilizzato il termine italiano io non ho sentito la sua dichiarazione, quindi non posso dire, ma diciamo che, conoscendo il ministro Di Maio, lui ad oggi sta lavorando proprio a sostegno delle persone più in difficoltà di questo paese, quindi non credo che possa essersi scontrato in maniera così netta con la sindaca. Grazie a Monica Lozzi, presidente del settimo municipio, le auguriamo buon lavoro. Grazie.